Grazie ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Scusatemi per il pigiama, però mi sto preparando e voglio andare a sistemare questi capelli. Allora, i miei capelli di natura sono liscissimi, solo che ieri ho avuto la pazza idea di andarmi a mettermi la schiuma in testa e di farli ricci, e appunto sono rimasti ricci. Solo che ora vorrei andare ad arrisciarli. Allora, visto che da poco mi è arrivata la piastra da chiodo, ora andiamo a prendere, cioè la piastra spazzola, andiamo a prendere e ci facciamo capelli lisci. Funziona abbastanza, però io preferisco sempre prima passarmi la spazzola normale. Guardate, il riccio già si sta andando ad ammorbidire. Guardate, cioè non è che voglio proprio strapparmi i capelli, però quasi. Guardate, stiamo quasi andando a levare tutti i ricciolini qua. Guardate, stiamo andando a levare proprio tutti. Poi vabbè, ora vabbè, mettiamo prima la piastra corrente. Questa qua è la piastra sprazzola che mi piace tantissimo. L'ho presa su CitoCute, che vi lascio. Ok ragazzi, stavo dicendo, vi lascio il link in descrizione. Abbiamo messo la nostra piastra spazzola in corrente. Io la chiamerò, vi prego, la chiamerò piastra. Però voi sapete che appunto non è la piastra normale, ma è la spazzola. La piastra ovviamente. Questi capelli sono proprio di merda. Infatti ho detto, Vittoria, non fare questa pazzia. Però ho detto, vi prego, voglio avere dei capelli un po' più diversi. Ho detto, facciamo sta pazzia e facciamolo sto fatto. Però io già sapevo che dopo sarebbe stato un guaio. E quindi ora appunto è un guaio. Si è fatta molto bollente, cioè il risultato non è proprio come la piastra normale, però dovete andare a sciogliere prima il nodo, perché ovviamente questa qua il nodo non ve lo scioglie. Sciogliete il nodino con le mani. Io ora ovviamente ho i nodi, perché appunto sono sporchissimi. Guardate però i capelli a noi c'è di piastra, sì. E vabbè, ce l'hanno a ripiastrare. I capelli li abbiamo lisciati per bene, guardate. E quindi ora ci andiamo a preparare, che andiamo da parrucchiere. Ok ragazzi, il mio taglio di capelli è questo, l'ho fatto. Ora sono da mio zio, che ora ci vedremo un bel film, appunto. E niente, buonanotte, ci vediamo domani, ciao!